cambia siamo noi. Per me lo sperimentare anche in modo imperfetto, però le cose che da tanti anni insomma, si vanno dicendo, dall'agricoltura biologica all'autosufficienza, all'accoglienza, eccetera, è il vero obiettivo, ecco. Quindi avevo cominciato a fare questo con la mia famiglia già appunto 20 anni fa, e poi vabbè, le vicende della vita mi hanno portato a essere presidente di banca etica. A volte mi capita di, non so, la mattina mettere fuori gli animali o di pulire le stalle, poi di lavarmi, mettermi il vestito da banchiere e andare da qualche parte a fare il banchiere. Finché riesco a farle bene tutte e due queste cose, insomma, è positivo. Siamo nel Podere Aia Santa, che è nel comune di Vicchio. Vicchio è un comune famoso per diverse cose. Una è perché c'è nato Giotto, la casa natale di Giotto è qui vicina. E il posto si chiama Aia Santa, è una storia curiosa perché ai tempi di Giotto, quindi parliamo di 750 anni fa, ci viveva una persona che poi è diventata beato, il beato Giovanni da Vespignano, e si dice che appunto sia nato in questa casa, e quindi da qui questo nome un po' particolare. Avevamo una precedente esperienza alle Sieci di vita comunitaria, 3 famiglie che vivevano insieme e facevano percorsi di educazione sullo sviluppo sostenibile. Poi quell'esperienza si è dovuta concludere e abbiamo avuto, diciamo, anche la fortuna di trovare una persona che ci ha aiutato a comprare questo posto, che è stato intestato all'associazione Le Case. È il posto che appunto da 10 anni abbiamo piano piano rimesso a posto. Quando siamo arrivati era un rudere di circa 700 metri quadri con 16 ettari di terra. Oggi cominciamo a averlo sistemato abbastanza, con tantissimi campi di lavoro. Siamo 3 famiglie che abbiamo cominciato questo progetto, tutti noi abbiamo un lavoro esterno, però poi facciamo anche tante cose che la vita comune rende possibile, come avere gli animali, avere l'orto. Le case hanno degli appartamenti non particolarmente definiti, ognuna ha i propri spazi chiari con la sua cucina eccetera, però non è così facilmente identificabile, diciamo, con un portone con la chiave. E poi abbiamo diversi spazi comuni, in particolare il salone, la cucina comune per quando mangiamo insieme o per le riunioni del gruppo acquisto solidale di Vicchio che ha sede qui. E poi abbiamo molto posto per gli scout, per i gruppi scout che possono venire. Intorno, diciamo, alla casa c'è intanto un po' di attenzioni ambientali, abbiamo i pannelli fotovoltaici, i pannelli per fare l'acqua calda, abbiamo la caldaia a legna per scaldarsi, la fitodepurazione, insomma abbiamo tutta una serie di attenzioni. A noi la vita in comunità piace, ci sono tanti aspetti positivi, appunto perché si moltiplicano le forze per fare cose che altrimenti da solo non potresti mai fare. Poi ci vuole tantissima disponibilità e elasticità. Sono capitati momenti di crisi, come capitano nella vita di tutti, tra di noi, tra le coppie che vivevano qui. Negli ultimi 10 anni abbiamo sempre avuto un supervisore, voleva dire una persona che una volta ogni mese e mezzo veniva, facevamo una riunione. Nei momenti difficili ha aiutato tanto avere una persona esterna che ci facilitava magari varie modalità, o più psicologiche o più da comunicazione ecologica, giochi di gruppo eccetera, giochi di ruolo, con alti e bassi. Abbiamo avuto anche momenti di bassi, però per ora la cosa ci piace molto. Tra le varie forme che abbiamo trovato comunque per autofinanziarci c'è stato sicuramente questo dell'accoglienza, e poi facciamo un minimo di attività anche agricola, quindi riusciamo a vendere un po' il miele, il vino, qualche cosa che riusciamo a produrre, e poi facciamo appunto, abbiamo spazi per accogliere gli scout ai quali chiediamo un contributo. In alcuni casi fanno le loro attività, in altre ci aiutano da sistemare la legna, a sistemare le stalle. Una cosa che a noi ha aiutato tanto è non avere la proprietà privata, perché alla fine la proprietà ti condiziona molto più di quello che non crediamo. E quindi ora noi poi alla fine abbiamo trovato una grossa donazione per comprare questo posto, ma se non l'avessimo avuto avevamo pensato a una cooperativa a quote indivise, insomma una modalità per cui tu non sai qual è il tuo muro. A noi almeno ha aiutato, non credo sia l'unica strada, per carità, però a noi è dato un senso di libertà molto forte non avere la proprietà privata del luogo dove viviamo.
L'Italia che cambia, secondo me, è una visione di futuro. Se dovessi dire hashtag meglio insieme, ecco. Nel senso che siamo martellati dall'idea che dobbiamo sempre fare da soli. In realtà si vive meglio insieme, si affrontano meglio i problemi insieme, si è più felici quando si è insieme. Quindi fare delle cose insieme per innanzitutto per star bene, per essere felici, ma poi anche per il bene comune. Questo un po' credo che porterà all'idea di Italia che cambia, no? A far cambiare le cose. Da soli non si va da nessuna parte. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.